Ciao Divette, ciao Divetti. So che questo è lo sfondo delle live, delle dirette, ma questa non è una diretta, è un video. Sì, ho pensato di fare una diretta, ma poi ho detto no, faccio un video perché così se faccio scenate durante il video taglio così. Vabbè, comunque. E questo video per dirvi che appunto. Allora, questo sarà un video un po' personale in cui voglio condividere con voi una cosa brutta che mi sta succedendo e che è il motivo per cui se non vedete video in questo periodo, è per questo, insomma, per questa cosa che mi sta succedendo, perché sto passando un periodo bruttissimo, cioè vi dico che sto passando un periodo veramente di merda, di merda. Quindi tenete conto che gli ultimi due video che avete visto sul canale, quello di come guadagnare su YouTube, quello cos'era, quello della borsa, li avevo girati prima della fine dell'anno. E ho un sacco di video che ho girato prima della fine dell'anno, perché siccome avevo deciso di farne uno al giorno, ne avevo già girati tanti. Solo che ora come ora mi sono in una situazione così stressante che non ho proprio voglia e non ho testa neanche solo per montarli. Ho montato quei due proprio facendo fatica, però ad un certo punto mi sono detta, boh, senti, è un periodo di merda, se non ho voglia di montare video, non monto video e quindi glielo dico, nel senso faccio un video in cui ve lo dico perché. Appunto, avevo detto che avrei fatto un video al giorno e poi all'improvviso ho smesso di farvi chat, quindi già sono stata assente 3-4 giorni, per cui ecco, ovviamente questa cosa durerà il meno possibile perché quando starò meglio ricomincerò subito perché ci tengo tantissimo a voi, ci tengo tantissimo al canale. Ora farete mille domande, cosa è successo, cosa non è successo. E qualcuno di voi già lo sa, o comunque può, se lo può immaginare, comunque il motivo della mia assenza in questi giorni e nei prossimi giorni è che sto passando un periodo bruttissimo per via del mio ex fidanzato e non farò nomi perché so che lui non piace che racconti queste cose in pubblico. Però io volevo condividere con voi questa cosa perché sto malissimo e perché mi fa bene parlarne con voi. Praticamente quella cosa che è successa, di cui vi ho parlato in quella famosa diretta, insomma ci siamo capiti, è stato praticamente solo l'epilogo, soltanto l'epilogo di una situazione brutta che va avanti da tanti tanti mesi, da tanti tanti mesi. Quindi non è solo una questione di dire, cioè, vabbè, un sacco di coppie si lasciano, tutti si lasciano, e non è che, cioè, tutti si fanno i dispetti, magari vanno con altri così, vabbè, però questa cosa è la situazione che c'è. È molto peggiore perché i video che avete visto di noi chiaramente non erano, cioè non è che erano finti, però non rispecchiavano la realtà, nel senso che quando si fa un video col proprio ragazzo, ma in generale quando si fa un video di solito si è allegri, felici, così, cioè, nel senso, ti viene da far ridere quando fai un video, cioè, nel senso, non so se mi sono spiegata, non riesco a parlare perché non capisco più un cazzo. Comunque, è normale che nei video non si mostri la vera realtà, che si mostri, che siano goliardici, poi vabbè, quelli con lui a molti non piacevano, ma vabbè, comunque sì, erano video abbastanza divertenti, trash, così, mettiamola come volete. Ma non erano la realtà, perché la realtà invece è molto diversa. Quello
Questa cosa va avanti da tanto tempo, ed è una realtà veramente pesante da sopportare. Quello che poi è successo, la settimana scorsa, insomma, ha portato, senza, io l'ho vissuta molto, molto, molto male. E questo ha portato al fatto che mi sono vendicata, anche se non pubblicamente, perché mi sono vendicata più sul, diciamo, sul personale. E però, insomma, il fatto che io mi sia vendicata ha portato altri drammi e altri casini. E quindi in questo momento la situazione è molto, molto tesa. Così è. E questa cosa mi sta facendo molto soffrire, ma più che soffrire è proprio un costante stress. È un costante stress, perché poi sapete che io sono una persona che, cioè, ci sono persone docili. E ci sono persone, che se gli fai tanto così ti mangiano vivo. Ecco, io faccio parte della seconda categoria. Io sono una persona che c'ha il fuoco dentro, no? Quindi io, quando sto male, quando sono arrabbiata, io in realtà non sono neanche una persona che porta rancore, nel senso, sono anche una persona che perdona. Però prima devo distruggere tutto, radere al suolo, cioè, capito? Prima devo fare. Devo. Cioè, in sostanza, reagisco così. E allora ho reagito ovviamente così. Ma non voglio neanche cambiare questo lato del mio carattere, perché è meglio così che farsi mettere i piedi in testa. Meglio essere persone che reagiscono che farsi mettere i piedi in testa. Però è chiaro che poi si creano nuovi casini, ulteriori drammi, e poi diventa pesantissima la situazione, talmente pesante che uno non ce la fa più, cioè non ce la fa più, cioè, perché si arriva proprio a un limite in cui uno non ce la fa più. E quindi, come vi dicevo, le cose che vedete nei video, che avete visto nei video così con lui, non era la realtà vera, perché la realtà vera è quella di una relazione malata, molto malata. Molto. E mi prendo le mie responsabilità, perché anche io sono una persona. Cioè, sono una fidanzata psicopatica, o meglio, sono tendenzialmente psicopatica. Diciamo che io sono una persona molto gelosa, molto possessiva, quindi se mi si punzecchia su queste cose, io sì, perdo proprio il lume della ragione, quindi non voglio dare tutte le colpe a lui per il fatto che lui è così, a i suoi problemi, le sue ossessioni, le sue cose psycho. Cioè, però io sono anch'io psycho, e quindi due psycho insieme e creano un casino fondamentalmente. E cioè, e quindi questa storia è stata nel corso del tempo molto, molto malata, con degli alti molto alti e dei bassi molto molto bassi, senza vie di mezzo, periodi di calma e tranquillità, ma penso non ce ne siano mai stati, cioè tutto bellissimo, tutto bruttissimo, tutte cose del genere. E io vi giuro che ci ho sguazzato un po' in questa cosa, perché sono una persona con questa indole. Oh, cazzo, mi si è spento il PC che mi faceva luce. Ah, eccolo. Sono una persona con questa indole, molto aggressiva, per cui io non incasso le cose. Cioè, io, se c'è da far casino, cioè, nel senso,
Sono così, io faccio scatenare la guerra. E la guerra non è bella, ragazzi, cioè la guerra è una merda. La guerra è una merda, però è così. E cioè io vi posso raccontare, cioè dal di fuori dei video che voi avete visto, sono successe delle cose che voi non vi potete neanche immaginare, delle situazioni che voi non vi potete neanche immaginare. E cose non cose pesanti psicologicamente da sopportare, molto molto pesanti, che era normale portassero ad un qualcosa di peggio, cioè nel senso che quando una persona viene pressata, ma entrambi, cioè non voglio fare la vittima, anzi io a lui ho fatto delle cose brutte, cioè io, magari lui non lo dice, però non, siamo entrambi vittime, entrambi carnefici, diciamo. Quindi non voglio pormi come vittima sacrificale. Però è stato tutto un insieme di cose, cioè, che va avanti da tanti, 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 tanti mesi. Vi dico, tipo, già da un sacco di mesi. E sì, ecco, quando ero a Roma, quando ho vissuto a Roma, ad esempio, quando lui veniva giù a Roma, quest'estate, cioè l'estate scorsa, sono successe delle cose veramente, veramente allucinanti. Non cazzate di farsi dispetti, ma cose malate. Io quando ho una relazione ci metto veramente tutta la mia anima e quindi se poi va qualcosa va storto e magari va storto, cioè un conto se va storto in modo normale, però se va storto in modo malato poi succedono cose assurde. E allora è tutto qui. Io adesso non so entrare nei dettagli, io dico che non è neanche colpa sua perché lui se fa le cose che fa, io so che lui è odiato da tutti. Voi è disprezzato da tutto il web, anche al di fuori del web, per la fama che ha e tutto quanto. Io me ne sono sempre fregata perché io me ne frego, cioè se ci tengo una persona per me può anche essere chiunque, non me ne frego. E anche io l'ho odiato, l'ho disprezzato e ma comunque non lo fa perché è cattivo, lo fa perché ci sono dietro delle cose molto. Ci sono dietro dei problemi, ci sono dietro delle cose malate. Quindi in realtà la gente sbaglia a giudicare. La gente sbaglia. Qua lo voglio difendere, la gente sbaglia a giudicare perché non sa che cosa c'è dietro quando una persona fa qualcosa, pubblicamente fa qualcosa di disgustoso, di forte, di estremo. Quando una persona fa cose estreme è sempre perché c'è un problema alla radice, c'è qualcosa che non va e che non c'entra con l'essere cattivi, stronzi, non c'entra niente. E purtroppo la gente non capisce questo, no? E comunque, ecco, questo video solo per farvi sapere il motivo per cui in questi giorni non, magari farò meno video, però sono comunque pronta a farne di nuovi appena andrà un po' meglio, ecco, e quando andrà un po' meglio tornerò subito su YouTube, anche perché ho delle novità. Poi comunque io li sto sempre girando i video, cioè domani, ecco, domani già mi vedo con una mia cara amica che è da un po' che non c'è sul mio canale, quindi faremo dei video insieme e quindi insomma mi distrarrò, eccetera, per cui insomma spero che la mia ripresa cioè, anzi, la mia ripresa sarà abbastanza veloce, però vi volevo giusto avvertire. Io da un lato sono molto giù, però dall'altro sono anche molto, cioè dentro di me c'è una fiammella di vita perché
so che dopo i momenti brutti ci sono i momenti belli, poi c'è la rinascita, ci sarà la rinascita e dopo che si è sofferto si ha la rinascita e quindi sono qui che aspetto quel momento per ricominciare alla grandissima. E poi sapete, io sono una persona molto analitica, molto logica, quindi io so che cosa c'è dietro, cioè so come affrontare una cosa così, conosco i motivi che hanno portato lui a fare certe cose, che hanno portato me a fare certe cose, quindi li so e basta, cioè alla fine ciò che frega le persone è l'ignoranza, il non sapere il perché. Io lo so il perché, quindi è solo questione di riprendersi e di ricominciare, perché comunque dopo un dolore c'è sempre la gioia e non vedo proprio l'ora di sentirmi meglio e so che accadrà molto presto. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, io mi sono proprio molto aperta con voi. Non so ovviamente come andrà a finire, come finirà, io spero finirà nel migliore dei modi possibili, però per ora voglio stare un po' tranquilla e vedremo insomma. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.